Ciao ragazzi, io sono Sergio e questi che state vedendo sono alcuni dei miei disegni a matita. In diversi su Instagram mi avete chiesto come fare un disegno realistico ed oggi sono qui per proporvi 5 dei miei consigli su come migliorare un disegno realistico, o meglio 5 consigli sulle cose da non fare per ottenere un disegno realistico. Il primo consiglio che posso darvi sicuramente è quello di evitare tutte le linee di contorno. Anime, manga e cartoni animati spesso ci influenzano con le loro linee di contorno, tuttavia se notiamo tutte le cose che ci circondano noteremo che queste non sono assolutamente delineate da linee di contorno. Difatti, se proviamo a levare le nostre linee di contorno nel nostro disegno, noteremo quasi immediatamente come questo ci appaia immediatamente molto più realistico. Consiglio numero 2. La maggior parte delle persone si presta a virtuosismi tecnici chiaroscurali senza però comprenderne spesso la forma. Difatti, un chiaroscuro eseguito correttamente su una forma scorretta potrebbe risultare così. Risulta dunque evidente come un chiaroscuro eseguito correttamente su una forma scorretta non farà altro che enfatizzare quella che è la forma scorretta e sbagliata del nostro volto. Quindi la prima cosa da fare prima di procedere sul chiaroscuro è di assicurarvi che tutte le forme e le proporzioni del nostro volto siano corrette, e in merito a ciò avevo già realizzato un tutorial che trovate in descrizione. Terzo consiglio. Il terzo consiglio che posso darvi è legato sempre al mondo delle proporzioni. Difatti, una cosa che spesso noto nei disegni degli altri è che gli occhi sono spesso troppo ravvicinati tra loro. Difatti è risaputo che la distanza tra un occhio e un'altra deve essere esattamente di un occhio e la larghezza totale del nostro viso di circa 5 occhi. Ma questa ed altre regole, come dicevo, la trovate nel mio primo tutorial che trovate anche in descrizione. Se proviamo a spostare anche di poco i nostri occhi in questo disegno a delle proporzioni prestabilite, noteremo come questo immediatamente ci appaia molto più armonico e proporzionato. Quindi spostiamo gli occhi della distanza di un occhio. Quarto consiglio. Prima di darvi il quarto consiglio, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di visitare le playlist del mio canale, perché qui potete trovare altri tutorial sul disegno come questi, Speed Drawing, ma anche Trip, la mia web series per i ragazzi controcorrente. Scoprite di che parla attraverso le playlist. Quarto consiglio. Il quarto consiglio che vi do, notando i disegni degli altri, è che spesso le persone tendono a mascherare gli occhi con i capelli. O meglio, quando non riescono a disegnare gli occhi in maniera simmetrica, spesso realizzano dei ciuffi enormi per mascherare questa simmetria degli occhi. Ciò che voglio consigliarvi dunque è, se non riuscite innanzitutto a disegnare gli occhi in maniera simmetrica, provate a tracciare una linea. E qualora dovesse risultarvi comunque in maniera simmetrica, provate a disegnare comunque la parte coperta della testa, perché spesso andando a coprire con i capelli la parte coperta della testa non realizziamo appunto quella che è la circonferenza totale della nostra testa, facendo risultare comunque il volto troppo piccolo per essere coperto dai nostri capelli. Quindi disegnate comunque la parte restante della testa, che comunque non si vedrà. Questo garantirà una forma più proporzionata al nostro volto e dunque più realistica. Il quinto e quindi ed ultimo consiglio che posso darvi è quello sull'impaginazione. Spesso ci ritroviamo in situazioni dove a volte non riusciamo a completare il nostro disegno perché una parte del volto va addirittura fuori dal foglio, spesso la parte destra o la parte sinistra, o non riusciamo a concludere la nostra testa. Quindi il mio consiglio che posso darvi è di andare a disegnare prima dal generale fino ad arrivare al particolare. Dunque, disegniamo inizialmente la forma della testa per delineare tutta la grandezza del nostro volto e successivamente iniziamo ad inserirci sopra i nostri particolari. In questa maniera saremo sicuri che il nostro disegno sarà perfettamente centrato e sicuramente riusciremo a disegnare tutti i dettagli senza fare un disegno incompleto. Bene ragazzi, questi erano i 5 consigli che volevo darvi sul come realizzare un disegno realistico. Quindi, ricapitolando, cercate di evitare le linee di contorno. Assicuratevi che le proporzioni siano idonee prima di effettuare il chiaroscuro. Ricordatevi che la distanza tra un occhio e un altro è a sua volta di un occhio. Non coprite gli occhi con i capelli, ma cercate di disegnare comunque la parte coperta del nostro volto. E iniziate a disegnare le cose partendo dal generale fino ad arrivare allo specifico. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre e di visitare le playlist del mio canale per vedere altri tutorial come questi, ma anche Speed Drawing e Trip, una serie che vi consiglio vivamente. La serie per i ragazzi controcorrente. Quindi grazie per aver visto il video, condividetelo se volete sostenermi e alla prossima!